Buongiorno, vi ricordo dove ci siamo lasciati nell'ultima lezione. Se vi ricordate, abbiamo cominciato a parlare di coppie cinematiche, catene cinematiche e dei meccanismi derivati da queste catene cinematiche. Riprendiamo il discorso ed in particolare oggi focalizziamo l'attenzione sulla determinazione del numero di gradi di libertà di questi meccanismi. In particolare noi siamo interessati ai meccanismi con un solo grado di libertà, perché questo significa ottenere dei movimenti o una trasformazione o trasmissione del moto per il tramite di un solo motore. Questo è particolarmente conveniente in diverse applicazioni. Allora, se noi consideriamo il caso più generale di un insieme di coppie cinematiche comunque combinate tra loro, come abbiamo incominciato a fare nella lezione scorsa, consideriamo cioè uno schema per esempio di questo tipo, giusto per tenere a mente che un generico meccanismo, una macchina comunque complessa, può essere ottenuta dall'accoppiamento di diverse coppie cinematiche. Andiamo a vedere come possiamo trovare una relazione generale che ci consenta di determinare il numero di gradi di libertà. Prima di tutto dobbiamo tener conto di una cosa: stiamo in questo caso limitando la nostra attenzione ai meccanismi piani, ok? Pertanto, se andiamo a considerare un generico corpo rigido in moto piano rispetto ad un sistema di riferimento fisso o XY, capiamo subito che questo corpo rigido in moto piano ha 3 gradi di libertà. Perché? Perché noi possiamo considerare un punto A, e quindi le sue coordinate cartesiane X con A, Y con A rispetto al sistema di riferimento scelto, e quindi abbiamo fissato questo punto. Naturalmente questo non è sufficiente per definire la posizione del corpo rigido nel piano, perché come potete ben immaginare esso è ancora libero di ruotare intorno al punto A, quindi dobbiamo in qualche modo bloccarlo, no? Per definire in maniera completa la sua posizione. Ciò può essere fatto per esempio per il tramite di un angolo orientato che definiamo con θ, per esempio. Oppure potremmo andare a considerare un altro punto, per esempio un punto B di coordinate x con b ed y con b, e anche in questo caso noi definiamo la posizione. Però attenzione, il corpo rigido in questo caso ha soltanto 3 gradi di libertà, ed i parametri indipendenti che ne definiscono la posizione sono per esempio x con a, y con a e teta. Come vedete sono 3. Se invece volessimo fare riferimento ad un altro punto B, quanti sono i parametri? Avrei le coordinate x con a, y con a, x con b, y con b dei due punti A e B scelti per poter definire la posizione del corpo rigido nel piano. Quindi apparentemente abbiamo 4 parametri, ma in realtà questi 4 parametri non sono tutte e quattro indipendenti, ma sono legati tra di loro, ok? Legati tra di loro come? Perché essendo un corpo rigido la distanza tra A e B rimane costante, e quindi questo è un dato del problema. Sapendo che la distanza AB può essere espressa in relazione alle coordinate dei punti A e B in questo modo, semplicemente applicando il teorema di Pitagora, qui abbiamo XB meno x con a al quadrato più yb meno y con a al quadrato. Semplicemente applicato il teorema di Pitagora a questo triangolo rettangolo.
ok? Quindi AB rappresenta l'ipotenusa e può essere espressa in funzione delle coordinate XY dei due punti A e B. Quindi, come vedete, anche scegliendo le coordinate di due punti per definire la posizione del corpo rigido nel piano, scendiamo sempre a tre parametri indipendenti. Quindi alla fine noi abbiamo tre gradi di libertà, ok? Perché questi quattro parametri in realtà sono legati da questa relazione, quindi non sono indipendenti. Avendo una relazione a disposizione, questi quattro parametri scendono a tre come ci aspettavamo, per esempio facendo riferimento all'angolo teta che ne definisce l'orientamento, ok? Quindi nel piano il singolo corpo rigido ha tre gradi di libertà, tre possibilità di movimento, due traslazioni XY e una rotazione che ne definisce l'orientamento. Ma noi abbiamo a che fare, più che con il singolo corpo rigido, noi abbiamo a che fare con dei meccanismi, perché questi meccanismi, o sistemi articolati in particolare, consentono di trasformare e trasmettere il moto, quindi sono di fondamentale importanza nella progettazione delle macchine. Ok? Allora dobbiamo estendere questo discorso al caso dei meccanismi. Ma i meccanismi come possono essere ottenuti? Secondo l'approccio proposto da Franz Reloux e discusso nella lezione scorsa, possono essere ottenuti come combinazioni di diverse coppie cinematiche inferiori o superiori, quindi coppie rotoidali, coppie prismatiche o coppie superiori, va bene? Ok, e allora andiamo a fare un conteggio. Allora, il numero di gradi di libertà che indichiamo con M totale del nostro generico meccanismo piano è costituito, è dato da questa relazione che andiamo a definire passo dopo passo. Innanzitutto dobbiamo andare a focalizzare la nostra attenzione sul numero di gradi di libertà complessivi, ok? Immaginando che i singoli corpi rigidi costituenti il particolare meccanismo siano svincolati l'uno dall'altro. Quindi abbiamo n corpi rigidi liberi, non vincolati, ma questo soltanto per andare a determinare il numero di gradi di libertà complessivi. Allora, se il singolo corpo rigido ha tre gradi di libertà, se io ho n corpi rigidi, il grado di libertà sarà 3 per n. Però attenzione, perché noi andiamo ad assumere uno di questi membri come telaio, che rappresenta la parte fissa. Questo è il passaggio tra la catena cinematica e il meccanismo che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi dobbiamo sottrarne uno. Per cui per avere il numero di gradi di libertà complessivi noi dobbiamo moltiplicare 3, che deriva da questo ragionamento, per n meno 1, ok? Quindi 3 per n meno 1 rappresenta il numero di gradi di libertà complessivo, nell'ipotesi che questi corpi rigidi siano completamente liberi, non vincolati, ok? Naturalmente a questo numero di gradi di libertà complessivo deve essere sottratto il numero totale di gradi di vincolo, perché nella realtà questi corpi non sono liberi l'uno rispetto all'altro, va bene? Ma sono vincolati per il tramite di coppie rotoidali, di coppie prismatiche, come abbiamo visto. Dobbiamo quindi andare a sottrarre i gradi di vincolo, quindi meno i gradi di vincolo. Ma siccome abbiamo limitato in questo caso la nostra attenzione ai meccanismi piani, ok, se noi consideriamo una coppia per esempio elicoidale, che sarebbe la coppia cinematica costituita da vite e madrevite, come un dado e un bullone, capite bene che il moto relativo non è piano, perché è un moto elicoidale, quindi non può essere contenuto nel piano. È evidente quindi che tutti i nostri meccanismi che andremo ad analizzare, meccanismi piani, non avranno una coppia elicoidale, perché se hanno una coppia elicoidale non sono più meccanismi piani.
quindi per quanto riguarda le coppie cinematiche inferiori, ok, vi ricordo che sono tre, rotoidale, prismatica ed elicoidale, dobbiamo escludere per quanto riguarda i meccanismi piani quella elicoidale, quindi rimane quella rotoidale e quella prismatica, va bene? Ma quella rotoidale e quella prismatica lasciano nel moto relativo rispettivamente un solo grado di libertà, perché la coppia rotoidale corrisponde ad una cerniera e l'unico moto relativo lasciato libero è quella della pura rotazione, va bene? Nel caso della coppia prismatica, l'unico moto relativo lasciato libero è la pura traslazione, come il pistone all'interno di un cilindro. D'accordo? Ma se rimane un solo grado di libertà, evidentemente il grado di vincolo è doppio, perché da 3 ne dobbiamo togliere 1 e ne rimangono 2 gradi di vincolo. Questo giustifica la presenza di questo numero 2, che rappresenta il grado di vincolo della coppia rotoidale e della coppia prismatica, che costituiscono, possono costituire il nostro meccanismo, va bene? Moltiplicato per L, che è appunto il numero di coppie rotoidali e prismatiche. Siccome il grado di vincolo di ciascuno di esse è uguale a 2, devo moltiplicare 2 per il numero di tali coppie cinematiche. Ok? Quindi, se diamo una rappresentazione, per esempio, tridimensionale alla coppia rotoidale, noi abbiamo una cosa di questo genere. Ok? Quindi è lasciato libero nel moto relativo. Moto relativo, per rendere le cose intuitive, possiamo immaginare di fissare uno e studiare il moto dell'altro rispetto al primo, anche se entrambi eventualmente si muovono rispetto al sistema fisso, e capiamo bene che il grado di libertà lasciato libero è quello teta, no? È teta che rappresenta la rotazione nel moto relativo. D'accordo? Per quanto riguarda la coppia prismatica, facciamo anche qui lo schemino in 3D. E anche qui, se immaginiamo di fissare per esempio questo, per rendere, ripeto, la cosa più intuitiva, nel moto relativo io ho soltanto, diciamo, una X. Quindi di questi 3 gradi di libertà ne rimane uno solo, che è per esempio la X, cioè 2 gradi di vincolo. Ecco, ma questo in qualche modo l'avevamo già considerato. Ecco, voglio invece estendere il discorso al caso delle coppie cinematiche superiori, che si presentano in meccanismi di grande importanza nelle applicazioni, quali meccanismi a camme o le ruote dentate. Non soltanto, ma sicuramente queste due categorie sono molto importanti, va bene? E se andiamo a considerare una coppia cinematica superiore, che abbiamo già studiato nella prima lezione, per esempio la ruota rotaia, abbiamo già detto che questa è una coppia cinematica superiore perché ho 2 corpi rigidi il cui contatto nel moto relativo non è un contatto superficiale. Vedete che qui è un contatto superficiale, no? Per un cuscinetto il contatto è superficiale, anche qui il contatto è superficiale, va bene? Invece qui il contatto è, se consideriamo la terza dimensione, non puntiforme, ma comunque limitato ad un segmento, no? Contatto teorico per 2 corpi perfettamente rigidi, eh? Ovviamente questa è un'astrazione della realtà. Bene, allora come stanno le cose qui? In generale io posso avere una traslazione che la indichiamo per esempio con X ed una rotazione che la indichiamo con teta. Siccome questo vincolo qui limita il movimento della ruota soltanto in senso verticale, quindi viene a mancare che cosa? La Y,
cioè lo spostamento in senso verticale. Questa è l'azione determinata da questo vincolo, cioè del piano di appoggio. Ma gli altri due gradi di libertà ci sono in generale, e quindi questo è un sistema che in generale presenta due gradi di libertà, di conseguenza un solo grado di vincolo. Va bene? Quindi se noi vogliamo andare ad includere in questa relazione, che è una relazione dovuta a Martin Buber, che è un professore tedesco, ripeto, estendere questa relazione anche ai meccanismi che eventualmente includono coppie cinematiche superiori, andiamo ancora a sottrarre, perché parliamo di vincoli, ok? Ma il coefficiente non è 2, come nel caso della coppia rotoidale e della coppia prismatica, bensì il coefficiente è 1 e indichiamo con H il numero di coppie cinematiche superiori eventualmente presenti nel nostro meccanismo. Va bene? Ripeto, abbiamo un coefficiente 1 che corrisponde al grado di vincolo 1. Nell'analisi cinematica che abbiamo fatto nella prima lezione del moto della ruota, noi ci siamo messi in una ipotesi, cioè, se ricordate, nell'ipotesi di puro rotolamento. Se noi aggiungiamo l'ipotesi di puro rotolamento, è evidente che questo sistema si riduce ad un grado di libertà, perché traslazione e rotazione risultano in tal caso accoppiate tra loro. Va bene? Ma in generale non è così, perché io posso avere traslazione e rotazione che sono disaccoppiate, per esempio in una fase di slittamento variabile della ruota sul profilo della strada. Ok? Benissimo. Qui abbiamo i gradi di libertà complessivi e qui abbiamo i gradi di vincolo. E quindi in questo modo abbiamo introdotto questa relazione generale che risulta molto utile nella determinazione del numero di gradi di libertà di un meccanismo piano comunque complesso. Che vuol dire comunque complesso? Generato da una combinazione di coppie rotoidali, prismatiche e coppie superiori, eventualmente. Ok? Benissimo, passiamo subito a qualche applicazione, partendo dai casi più semplici e poi considerando qualche caso un pochino più complicato. Va bene? Allora, il caso più semplice è sicuramente rappresentato dal quadrilatero articolato. Va bene? Quadrilatero articolato, cominciamo ad indicare con A0 la cerniera fissa di A e con B0 la cerniera fissa o la coppia rotoidale di B, dove A e B rappresenta la biella del quadrilatero articolato. Indicheremo con biella il corpo rigido che è interessato ad un moto rototraslatorio, cioè un generico moto piano. Va bene? Ma in questo caso noi vogliamo prima di tutto determinare il numero di gradi di libertà di una catena cinematica siffatta, che è una catena cinematica, l'abbiamo già detto, del tipo 4R in quanto composta da 4 coppie rotoidali, e in più da questa catena cinematica deriviamo questo meccanismo perché sto considerando come telaio uno dei lati del quadrilatero, quindi l'ho fissato, va bene? È un meccanismo costituito da una catena cinematica chiusa. Qual è il numero di gradi di libertà? Posso andare ad applicare questa relazione. Ok? Andiamo a vedere, indicheremo solitamente con 1 il telaio, il membro fisso, con 2 solitamente il membro movente e quindi 3 e 4. Quindi se vado ad applicare questa relazione del Buber, abbiamo 3 per n, ma il numero di corpi rigidi è pari a 4 in questo caso, meno 1 che rappresenta il telaio, meno 2 volte il numero di coppie cinematiche
inferiori presenti, che nel caso piano possono essere rotoidali o prismatiche, ma qui di prismatiche non ce ne sono, ci sono solo rotoidali e sono 4, quindi 2 per 4 meno il numero di coppie cinematiche superiori, ma che in questo caso non ce ne sono e quindi è uguale a 0. Ok? Quindi il conticino si ferma qui e abbiamo semplicemente 3 per 3 è 9 meno 8 è uguale a 1 e quindi un grado di libertà come ci aspettavamo. Ok? Come ci aspettavamo, perché se io vado a collegare per esempio un motore sul membro movente, che è il membro 2, e quindi impongo per esempio una certa velocità angolare omega 2, io posso ricavare la velocità di un qualsiasi altro punto, sia la velocità angolare di qualsiasi corpo rigido costituente il meccanismo, sia la velocità puntuale di un qualsiasi punto appartenente al membro 2, al membro 3, al membro 4. Quindi sono in grado di eseguire l'analisi delle velocità utilizzando per esempio il teorema che abbiamo introdotto nelle lezioni precedenti, attribuito appunto a Galilei e Varignolo. Ok? Analogamente, per quanto riguarda le accelerazioni, il sistema rimane ad un grado di libertà, devo aggiungere una informazione inerente alle accelerazioni e per esempio posso assegnare una alfa 2 come accelerazione angolare, che può essere anche uguale a 0 eventualmente, sempre del membro movente, e ricavare le accelerazioni di tutti i punti e di tutti i corpi che costituiscono il meccanismo. Quindi un grado di libertà vuol dire che è sufficiente un parametro di posizione, che è per esempio questo angolo, posso indicare con teta 2 per definire la posizione del meccanismo, cioè il meccanismo è bloccato nel momento in cui assegno teta 2, perché è ad un grado di libertà. Ok? Posso dare l'informazione omega 2 sulla velocità e ricavare tutte le altre, un'informazione sull'accelerazione e ricavare tutte le altre. Tutto ciò perché è un meccanismo ad un grado di libertà. Beh, diciamo che un meccanismo, abbastanza vicino a questo dal punto di vista topologico, poi le prestazioni sono completamente diverse, è il manovellismo di spinta. Quindi se andiamo a considerare un manovellismo di spinta, questo è A, B e A con 0, membro 1, membro 2, membro 3. Il membro 4 ora è rappresentato dal pistone. Vedete che anche in questo caso ho un risultato simile. Perché? Perché nella formula del Grubble vengono incluse anche le coppie prismatiche. Ok? Quindi ho 1, 2, 3 coppie rotoidali, i membri sono sempre 4, quindi avrei comunque 3 per 4 meno 1. E questo è uguale. Poi ho comunque 2 moltiplicato per il numero di coppie cinematiche inferiori, avendo incluso, ripeto, anche quelle prismatiche. E quindi sono 1, 2, 3 rotoidali e una prismatica. Ma siccome vengono considerate allo stesso modo per i motivi spiegati prima, qui rimane tutto uguale e quindi ho ancora un grado di libertà. Va bene? Questa è una catena cinematica, come detto, del tipo 3RT, anzi un meccanismo derivato da questa catena cinematica. Andiamo a considerare un altro esempio. Questo è ancora il telaio. Questo pistone lo indico con 2, l'asta B con 3 e l'altro pistone con 4. Quindi è ancora un meccanismo costituito da 4 membri. Costituito da 4 membri, però sono presenti questa volta 2 coppie prismatiche.
quindi ci sono due coppie rotoidali in A e in B e due coppie prismatiche, ok? Ma ancora una volta la relazione rimane la stessa, il risultato è identico, abbiamo ancora un grado di libertà perché abbiamo ancora quattro membri, 3 per 4 meno 1, no? Sono quattro membri, hanno sagoma diversa ma come corpi rigidi sempre quattro sono, ok? Meno il grado di vincolo che è 2 per il numero di coppie rotoidali e prismatiche, quindi la somma è sempre 4, l'unica differenza è che ho due rotoidali e due prismatiche, ma siccome vengono considerate allo stesso modo la formula rimane la stessa e quindi anche in questo caso ho un solo grado di libertà. Va bene? Ecco. A questo punto andiamo a considerare un meccanismo diverso. Cioè un meccanismo a camme. Questa è una catena cinematica, perché come vedete non ho fissato alcun membro di questa catena cinematica, solitamente il telaio è questo nelle normali applicazioni, tipo per esempio nei motori a combustione interna, no? Il sistema a camme, come ben sapete, serve per l'apertura e chiusura delle valvole di alimentazione e scarico all'interno della camera di combustione, ok? Questa è l'applicazione, diciamo, più diffusa. Andiamo a vedere. Allora, dobbiamo numerare i membri. Continuiamo ad indicare con 1 il telaio di questo meccanismo, indichiamo con 2 la camma, che solitamente è appunto il membro movente, e poi abbiamo con 3 la punteria, e in questo caso stiamo considerando una punteria a rullo. Va bene? E quindi è un altro membro, quindi abbiamo 4 membri, corpi rigidi che costituiscono questo meccanismo. Come vedete la forma è completamente diversa rispetto al caso precedente, no? Questi primi 3 rientrano, se volete, nella categoria dei linkages, cioè i sistemi articolati, mentre questo è un meccanismo che presenta una coppia superiore, va bene? Ma abbiamo detto che questa relazione include anche il caso in cui compare nel meccanismo una o più coppie superiori. Quindi vediamo come possiamo applicare. Va bene? Allora, abbiamo che n è uguale a 3 per n, ma n è 4, meno 1, quindi gradi di libertà. Qui per esempio i 4 membri rimane comunque uguale a 9 qualora i corpi fossero naturalmente liberi di muoversi, no? Perché se questo rimane fisso ce ne sono altri 3 che se fossero svincolati ciascuno di essi avrebbe 3 gradi di libertà, ok? Quindi 3, 6, 9, va bene? Ma sappiamo che ci sono i gradi di vincolo e quindi andiamo a sottrarre. Allora qui abbiamo, in questo punto possiamo ritenere nel piano che questa sia una coppia prismatica, va bene? E in questo punto questa è una coppia rotoidale. In questo punto abbiamo ancora una coppia rotoidale, va bene? Perché la camma ruota naturalmente intorno a questa coppia rotoidale, se immaginiamo, facciamo riferimento all'applicazione del motore, diciamo sarebbe il supporto dell'albero a camme, no? Naturalmente.
E poi qui abbiamo una coppia superiore, perché abbiamo un contatto, ok, che è, diciamo, puntiforme, con la terza dimensione naturalmente limitato ad un segmento, no? Comunque non è superficiale. Non essendo superficiale, una coppia superiore non è una coppia inferiore, va bene? E allora andiamo a vedere. Quindi 2 per L, L è il numero di coppie inferiori, ma qui quante ce ne sono? Abbiamo due rotoidali e una prismatica, quindi sono 3. 2 per 3 come grado di vincolo, e poi abbiamo una sola coppia cinematica superiore, quindi H è uguale a 1, il coefficiente è uguale a 1, perché come detto il grado di vincolo è soltanto 1, e quindi 1. Ecco, che succede? 4 meno 1 è 3, 3 per 3 è 9, meno 6, quindi meno 7, cioè è uguale a 2, quindi ho 2 gradi di libertà in questo meccanismo. E naturalmente ci troviamo di fronte ad una situazione che è simile a quella della ruota. Perché? Perché nel contatto gamma rullo io posso avere anche strisciamento. Chi mi dice che ho contatto di puro rotolamento? È chiaro che in fase di progettazione il motivo per cui vado ad inserire il rullo è quello di sperare di ottenere un contatto di puro rotolamento, quindi si cerca di fare in modo che il contatto sia di puro rotolamento. In realtà non soltanto quello, perché è legato anche a questioni diverse, cioè legato alle tensioni di contatto, quelle che vengono diciamo spesso denominate come le tensioni herziane, in quanto studiabili mediante la teoria di Hertz. Questa è un'altra motivazione importante, ma dal punto di vista cinematico io vorrei avere un contatto di puro rotolamento, anche perché se il contatto è di puro rotolamento, e faccio qualche considerazione di carattere dinamico, e naturalmente siccome non c'è strisciamento, avendo per ipotesi un puro rotolamento, le forze di attrito al contatto non lavorano, cioè ci sono ma non compiono lavoro, perché se non c'è modo relativo non fanno lavoro, lavoro forza per spostamento, se io ho la forza ma lo spostamento è nullo, il lavoro è uguale a zero. Quindi se le forze di attrito non compiono lavoro, non c'è un contributo energetico, ok? E quindi naturalmente il rendimento rimane unitario, cioè non perdo niente, ok? Perché sapete bene che poi quel lavoro viene trasformato in un'altra forma di energia, che è il calore. A noi in questo caso non ci interessa, il calore è un fatto negativo, perché noi vogliamo solitamente trasmettere potenza meccanica e non vogliamo perdere nulla per strada, ok? Benissimo. Abbiamo 2 gradi di libertà. E così è il risultato. È ovvio che nell'ipotesi o nelle condizioni in cui nel contatto si abbia puro rotolamento, è ovvio che questi 2 gradi di libertà scendono a 1. Scendono a 1, e quindi imponendo il modo di rotazione della gamma, dell'albero a gamma, risulta unicamente determinato il moto rettilineo alternativo della punteria. Va bene? Quindi ottengo un risultato sotto questo aspetto simile a quello che otterrei nell'utilizzo di un manovellismo di spinta, perché anche in questo caso, in termini di trasformazione del moto, io trasformo un moto puramente rotatorio in un moto rettilineo alternativo, un moto puramente rotatorio della gamma in rettilineo alternativo della punteria. Quindi c'è analogia sotto questo aspetto. Qual è la differenza? Che capiremo meglio andando più a fondo. La differenza è che qui ho un tipo di moto, una legge di moto che è determinata naturalmente dalla lunghezza delle aste, quindi dalle caratteristiche del sistema articolato. Da quest'altra parte io ottengo una legge di moto della punteria che è determinata dal profilo della gamma. Quindi cambiando il profilo della gamma ottengo una legge di moto diversa, cioè un diverso diagramma di velocità accelerazione, e in questo caso diventa importante anche il jerk. Il jerk è nient'altro che la derivata temporale dell'accelerazione, perché
il jerk è collegato anche a quei fenomeni noti come shock loading, perché rappresentano la derivata della forza d'inerzia associata alla accelerazione. La derivata della forza d'inerzia è legata in qualche modo ad un impulso che induce vibrazioni, anomalie di funzionamento, eccetera, eccetera. Bene, andiamo a considerare un altro paio di esempi prima di andare oltre. Andiamo a considerare, per esempio, un meccanismo di questo tipo. Il sistema articolato è più complesso rispetto a quelli analizzati fino a questo momento. Tanto per cominciare, il numero dei membri è cresciuto, quindi abbiamo telaio, questo è il membro movente, questo è tutto un pezzo, corpo rigido, lo indico con 3, pistone con 4, questa è la seconda biella, denominata bielletta, lo indico con 5, e poi ho il secondo pistone che è indicato con 6. Questo si chiama manovellismo biella madre bielletta. La biella madre è rappresentata dal corpo rigido 3, la bielletta dal corpo rigido, dal link 5. Okay? Quindi è un meccanismo a 6 membri. Andiamo a vedere qual è il numero di gradi di libertà. Ok? Questi meccanismi sono alla base, per esempio, dei motori a V, ok? O comunque dei motori stellari che vengono utilizzati, per esempio, in ambito aeronautico. Allora, abbiamo, tanto per cominciare, 6 membri, quindi ancora il coefficiente 3 che corrisponde ai 3 gradi di libertà, per n-1, quindi 6-1, meno 2, per il numero di coppie cinematiche inferiori, va bene? E qui cosa abbiamo? Una coppia rotoidale, prismatica, rotoidale, prismatica. Quante sono in totale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 per 7. Ok? Ci sono coppie superiori? No, non ci sono coppie superiori, quindi H è uguale a 0 e come vedete facilmente qui 3 per 5 è 15, meno 14, abbiamo un grado di libertà. Quindi il meccanismo è più complesso in quanto costituito da 6 membri piuttosto che da 4, ma comunque abbiamo un grado di libertà, dove il membro motore è solitamente rappresentato dalla manovella 2, quindi qui ho un moto di modo circolare solitamente uniforme e trasformo questo moto circolare in due moti alternativi dei due pistoni, cosa che accade per esempio nei motori a V, ok? Motori a V dove ho dei pistoni che si muovono ovviamente coerentemente ok? Per aumentare il numero, diciamo la cilindrata del motore in uno spazio compatto, perché solitamente noi abbiamo a che fare con i motori a combustione interna in linea, ok? 4-6 cilindri. Ma se aumentiamo il numero dei cilindri, perché aumentiamo la cilindrata e quindi la potenza del motore, chiaramente se fosse sempre in linea aumenterebbe la lunghezza del motore. In alcuni casi questo non ci dà problemi, nel caso degli autoveicoli sicuramente sì. Ok? E quindi una possibile soluzione è quella di progettare il motore basato non sul manovellismo ordinario centrato, bensì su un manovellismo
lì è la madre Bielletta, e questo ci consente di guadagnare spazio. Una prima osservazione che comunque è alla base del progetto del motore. Va bene? Ok. Abbiamo considerato fino a questo momento dei meccanismi basati su catena chiusa, che sono quelli che ci interessano di più, ma giusto per estendere il discorso ad un caso molto semplice ma comunque abbastanza diffuso, se io avessi una catena aperta di questo tipo, immaginate un manipolatore piano, ok? Il nostro braccio, no? Braccio, avambraccio, può essere schematizzato in prima approssimazione in questo modo. Va bene? Ecco, allora in tal caso io ho il telaio, il membro 2, il membro 3. Quindi ho tre corpi rigidi con due coppie cinematiche, questa e questa, che sono rappresentate da due coppie rotoidali. Se vado ad applicare la nostra formuletta del Grubler, ci accorgiamo subito che abbiamo n uguale a 3 per 3 meno 1 meno 2 per 2. Quindi ho 2 per 3, 6, meno 4, uguale a 2 gradi di libertà, che era quanto mi aspettavo. Ho 2 gradi di libertà perché per definire la posizione del meccanismo nel piano, ok, naturalmente ho bisogno di assegnare due parametri. Due parametri che sono, per esempio, questo teta 2 e questo teta 3, che corrispondono ai 2 gradi di libertà. Va bene? È evidente che un meccanismo a più gradi di libertà ha una maggiore flessibilità. Quindi diciamo la parte meccanica, se volete, si semplifica, ma si complica dall'altra parte l'aspetto inerente al controllo, perché io ho due motori che devo controllare in maniera opportuna, per esempio per definire la posizione di questo punto. Bene? Viceversa, in una soluzione di questo tipo ad un grado di libertà io ho un solo motore, dove la parte meccanica è un po' più complessa, la parte diciamo di controllo è sicuramente più semplice, perché il raggiungimento di determinate posizioni, determinate traiettorie o determinate leggi di moto è attribuito al meccanismo ma non al motore. Quindi con un motore classico che ruota a velocità costante, quindi non controllato, noi possiamo ottenere quello che vogliamo. Quindi dovete sempre immaginare di avere sulla bilancia l'aspetto meccanico, l'aspetto controllistico, e bilanciare le cose a secondo delle esigenze. Quindi da un lato la parte meccanica è più affidabile, più robusta, più affidabile, però naturalmente meno flessibile. Dall'altra parte ho un sistema flessibile in quanto controllabile, con un sistema, opportuno sistema di controllo, e naturalmente la scelta ricade su uno o sull'altra a seconda dell'applicazione. Ok, allora possiamo andare ulteriormente avanti. E poniamoci ora il problema dell'analisi cinematica. Abbiamo introdotto l'analisi cinematica del moto rigido piano con riferimento al singolo corpo rigido. Ora dobbiamo estendere questo discorso al caso dei meccanismi, poiché noi dobbiamo essere in grado di effettuare l'analisi cinematica di uno qualsiasi di questi meccanismi introdotti. Va bene? A questo proposito torna particolarmente utile
la determinazione o la conoscenza dei centri di istantanea rotazione. Va bene? Abbiamo introdotto il centro di istantanea rotazione quale polo della velocità e quindi quale centro del campo circolare, vettoriale circolare delle velocità, ma come lo determiniamo? Ecco, in alcuni casi, come abbiamo già fatto, è sufficiente applicare il teorema di Chasles quando conosciamo le traiettorie di due generici punti e quindi come intersezione delle ortogonali alle traiettorie, o le ortogonali alle vettori velocità, ma nei casi più complessi inerenti ai meccanismi questo non è solitamente sufficiente a determinare la posizione dei centri di istantanea rotazione cui noi siamo interessati per quanto riguarda l'analisi delle velocità. Va bene? E allora andiamo a considerare, a dimostrare il teorema di Arnold Kennedy. Se noi consideriamo tre generici corpi rigidi, va bene? Noi sappiamo che per ciascuno di questi corpi rigidi possiamo definire un centro di istantanea rotazione nel moto assoluto del corpo rispetto al telaio, rispetto al sistema fisso. In questo caso il sistema fisso, per esempio, è rappresentato dal piano della lavagna. Consideriamo quindi tre corpi generici, che possono essere tre corpi facenti parte di un meccanismo più o meno complesso. Va bene? Immaginate di estrapolare tre corpi da uno di quei meccanismi, per esempio. Ok? Per ciascuno di questi corpi, ripeto, è possibile definire, esiste un centro di istantanea rotazione nel moto assoluto, va bene? Vediamo qual è il legame o la relazione tra il centro di istantanea rotazione di questo corpo con quello di questo corpo, con quello di quest'altro corpo. Se possono essere assegnati a caso o devono rispettare qualche condizione. Va bene? Questo è quello che noi ci apprestiamo a dimostrare. Va bene? Immaginiamo, perché noi parliamo sempre di moti relativi, quindi immaginiamo che questo sia il corpo 1, lo consideriamo fisso, ma non necessariamente, può anche non essere fisso, possono essere anche tutti e tre mobili questi corpi. Questo lo indichiamo con 2 e quest'altro lo indichiamo con 3. Va bene? Supponiamo che il centro di istantanea rotazione nel moto relativo di 2 rispetto ad 1 sia questo. Ok? Quindi questo è P2-1. Ripeto, il centro di istantanea rotazione o polo della velocità nel moto relativo di 2 rispetto ad 1. Se io fisso 1 ho un centro di istantanea rotazione. E supponiamo che cada qui. Con un analogo ragionamento ipotizziamo che il centro di istantanea rotazione nel moto relativo di 3 rispetto ad 1 cada qui. Quindi questo è il P 3-1. Ecco, precisiamo subito una cosa. Se io andassi a considerare il moto inverso, cioè il moto di 1 rispetto a 3, il centro di istantanea rotazione sarebbe lo stesso. Quindi possiamo subito dire che P2-1 coincide con il P1-2. Analogamente P3-1 coincide con P1-3 e questo è sempre vero.
Quindi diciamo che la disposizione dei medici in questo caso non ha importanza, poiché i centri di istantanea rotazione nel modo diretto o nel modo inverso coincidono. Ok? E questo l'abbiamo subito precisato. Supponiamo ora, per assurdo, che il centro di istantanea rotazione nel moto relativo 2-3 cada qui. Ok? Naturalmente, per dimostrare il teorema mi devo mettere nelle condizioni generali. Le condizioni generali sono che questi tre centri di istantanea rotazione possibili, che solo tre sono, va bene, in considerazione di questa proprietà, non siano allineati, ok? E quindi siano disposti nel piano in questo modo, va bene? Ok, allora, se questa è la velocità angolare nel moto di 2 rispetto ad 1, io avrei un vettore, otterrei un vettore velocità istantanea di questo punto ritenuto appartenente al membro 2, che è rappresentato appunto per esempio da questo vettore qui. Ok? Chiamo questo punto per esempio con per rendere più facile la scrittura delle equazioni, posso dire che la velocità di Q appartenente a 2 vettorialmente sarebbe uguale alla omega di 2 rispetto ad 1 vettoriale prodotto P2-1 per Q, giusto? Questo lo sappiamo bene, io ho direttamente applicato questa equazione vettoriale e quindi questo vettore rappresenta il vettore velocità di Q nel moto relativo del membro 2 rispetto ad 1, che è un moto di pura rotazione, va bene? Essendo questo il centro di istantanea rotazione. Non è il punto fisso, è il centro istantaneo. Va bene? E posso fare un analogo ragionamento da quest'altra parte, quindi se questa è la omega di 3 rispetto ad 1, in maniera analoga posso dire che la velocità omega 3-1 e la velocità di Q appartenente a 3 sarà uguale alla omega 3-1 vettore P3-1Q, e quindi questo secondo vettore velocità dello stesso punto, però ritenuto appartenente all'altro corpo, quindi al corpo 3, è dato, questo è il vettore posizione, e quindi deve essere perpendicolare, giusto? Quindi questo è il vettore velocità di Q appartenente a 2 e quest'altro è il vettore della velocità di Q appartenente a 3. Ci siete? Entrambi questi angoli nel rispetto di quel prodotto vettoriale sono uguali a 90 gradi. Dei moti relativi io posso dire che la velocità di Q, ma in realtà sarebbe di 2-3, oppure scriviamo ancora di Q 2-3
sarebbe uguale alla velocità di Q appartenente a 2 meno la velocità di Q appartenente a 3. Va bene? Cioè la velocità relativa è pari alla differenza delle due velocità assolute. E questo è sempre vero. Bene, se io vado a risolvere questa equazione vettoriale in considerazione di questi vettori qui rappresentati, perché ho la velocità di Q e la velocità di Q appartenente a 3, mi rendo conto che c'è un vettore diverso da 0, devo fare la differenza, ok? Quindi dovrei considerare Q2 meno Q3, quindi questo vettore cambiato di segno, e poi considerare con la regola del parallelogramma appunto la differenza di questi due vettori. Quindi sicuramente questo in questo caso sarebbe diverso da zero, giusto? Ma sarebbe diverso da zero ogni volta P2,3 non è allineato con P2,1 e P3,1, sempre diverso da zero. Ma se è diverso da zero, questo Q rappresenta il P2,3, cioè un centro di istantanea rotazione, e quindi questo risultato è un assurdo, perché se è centro di istantanea rotazione o polo di velocità nel moto relativo 2,3, deve avere velocità nulla. Quindi questo risultato è un assurdo, perché la velocità di P2,3 deve essere uguale a zero in quanto centro di istantanea rotazione, se no non è polo delle velocità. Ma tutto quanto fatto è in accordo a quanto abbiamo imparato sulla cinematica del corpo rigido. Quindi affinché il tutto sia rispettato e quindi sia evitato questo assurdo, l'unica condizione per cui il tutto è congruente si ha quando P2,3 è allineato con gli altri due centri di rotazione. Perché, andiamolo a mettere in evidenza, se consideriamo la linea che unisce i due centri di istantanea rotazione, consideriamo il caso in cui anche P2,3 cade su questa linea rossa, per esempio in questo punto, quindi il P2,3 si trova qui per esempio, se andiamo a rifare il discorso precedente, cosa verrebbe fuori? Che questo vettore velocità rosa, lo faccio dello stesso colore, sarebbe questo. Ci siete? Il vettore velocità giallo, cioè di questo punto ritenuto appartenente a 3, naturalmente in tal caso sarebbe parallelo. Non soltanto parallelo, questi due sono uguali. E la loro differenza darebbe 0, e quindi questo risultato è congruente con il fatto che P2,3 è centro di istantanea rotazione nel moto relativo. Va bene? Quindi, alla luce di tutto questo, viene fuori il teorema di Arnold Kennedy, il quale afferma che i centri di istantanea rotazione nei moti assoluti e relativi devono essere allineati per tre corpi presi in considerazione. Vedete, se voi guardate i pedici, abbiamo 2, 1, 2, 3, 3, 1 nelle possibili combinazioni. Devono essere allineati. Questo è sempre vero, è un teorema potentissimo nelle applicazioni e esiste una sua estensione, giusto per vostra informazione, anche al caso dei meccanismi sferici e addirittura dei meccanismi spaziali. Va bene?
Ok, a questo punto non ci rimane che fare subito qualche applicazione per impadronirci appunto di questi concetti.